Buongiorno ragazzi, buongiorno, anche oggi filmo subito, appena svegliato sono ancora a letto, quindi non so che faccio ragazzi, bonjour, è veramente veramente tardi, quindi devo alzarmi a questo punto, anche perché voglio mettermi al montaggio prima possibile del video che ho filmato ieri, perché il video che ho messo online ieri era abbastanza in ritardo, quindi spero oggi di essere almeno puntuale alle 17:30. Ho visto nel vlog di ieri tutti i vostri commenti, ho visto che molti vi siete preoccupati per il fatto che sono venuta qui da sola, eccetera. Volevo solo dirvi che sto bene, ma che comunque avevo bisogno di un po' di tempo, visto che è comunque un periodo abbastanza difficile per me. Volevo venire un po' qui da The Mails a svagarmi, stare un po' con lei, chiacchierare, giocare ai videogiochi, insomma, per un po' veramente staccare, anche se non sto staccando da YouTube come ben potete vedere, ma volevo continuare ad aggiornarvi sulla mia vita e a portarmi con me, quindi per questo ho portato sia la videocamera che il computer qui con me per continuare ad aggiornarvi, che tra l'altro non ho lasciato, ho letto i messaggi, ho lasciato tutto a casa. No, alla fine i trucchi li ho trovati, li avevo messi nella valigia, so che non li trovavo. E non sono venuta senza pigiama né niente, semplicemente sono qua già da 2 giorni e mi sono dimenticata un cambio, quindi sono andata a comprare altre robine. Però vi ringrazio perché vi preoccupate per me. Sono qui appunto per svagarmi un po' e stare in Olanda. Stare con De Mesevic mi aiuta sempre tantissimo e gli voglio un mondo di bene, quindi sanno sempre come farmi, come tirarmi sul morale, sanno sempre insomma come farmi ridere, quindi sto bene qui con loro e basta per il momento, quindi sono contenta. Ieri abbiamo fatto l'albero, o era l'altro ieri? L'altro ieri mi sa, e oggi forse, forse costruiremo i Lego natalizi. Non sono sicura perché ovviamente dipende tutto dalla padrona di casa che decide lei a seconda delle cose che deve fare, se oggi facciamo i Lego o no. Speriamo di sì, incrociamo le dita, anche perché voglio veramente farveli vedere, specialmente se siete appassionati, loro hanno dei villaggi natalizi veramente top. Cioè i più belli. E poi non so in realtà come sia il tempo oggi, mi sa che non è bellissimo, quindi speravo di poter andare a fare un giretto per il centro, eccetera, oggi, ma il tempo non promette bene. Speriamo di farcela comunque. Ma in realtà vi anticipo che questo vlog sarà molto relax, molto vacation, molto vacanza, perché appunto sono qui per rilassarmi e distrarmi e ci sto riuscendo alla grande. Sono molto contenta, devo dirvi, di questa felpa che ho preso da H&M, perché è della giusta tonalità di rosa pastello che piace a me, e poi con le orecchie di topolino è troppo carina. Comunque sono al montaggio del video che andrà online oggi, che ho filmato ieri, in cui testo tipo quei fili di trazione con lo scotch di cui vi parlavo anche in qualche vlog qualche settimana fa. Mi sono finalmente arrivati e non vedevo l'ora di provarli con voi, quindi li ho portati con me e ieri ho fatto appunto questo esperimento e poi mi sono truccata. Vabbè, tanto quando vedrete questo video l'altro sarà già online, quindi già saprò cosa ne pensate, però sono molto curiosa di vedere. Nel frattempo faccio anche la colazioncina e oggi mangio il banana bread che ha fatto De Melza, che è appunto un pane vegano con le banane, e poi ho un bicchiere di succo d'arancia, di spremuta d'arancia in realtà fresca, quella che conoscete bene e che si prende direttamente al supermercato dalla macchinetta, che in tanti mi avete detto che si trova anche in Italia. Non lo sapevo perché io in Italia non l'ho mai vista, invece qui in Olanda ce l'hanno tutti i supermercati, però mi avete detto appunto che anche da noi si può trovare ed è una bella cosa secondo me. Comunque adesso mi metto davvero al montaggio, anche perché ho diverse email anche a cui rispondere, e De Mesa invece su che sta facendo un video su una nail art, che ancora non so di quale nail art si tratta, ma so che sta facendo un video sulla nail art, probabilmente vedrò dopo le sue unghie, quindi per questo che non c'è, ma si è alzata prima proprio per andare a filmare. Quindi buon lavoro a me e ci vediamo tra un po'. Quanto mi sta piacendo questa inquadratura con l'albero di Natale? Allora, mi sono vestita nel frattempo, ancora non ho finito il montaggio, incredibilmente, ma questo video pensavo fosse veloce da montare e è una cosa che mi capita spessissimo. Non so mai quanto ci metterò il montaggio. A volte dico, ok, questo video sarà lunghissimo, poi invece lo finisco tipo in un'ora.
A volte penso, ok, questo lo finisco in 40 minuti e poi dopo 3 ore e mezza sono ancora qua, quindi farò una piccola pausa in questo momento dall'editing del video, quindi non riuscirò ad andare online alle 17:30, anche perché la connessione non è velocissima. E nel frattempo, visto che Demelza ieri non si è sentita tanto bene, oggi volevo insomma coccolarla un po' io e per ringraziarla del fatto che sono qui da lei, e quindi le ho detto: guarda, dammi la lista della spesa, vado io al supermercato, stai a casa, riposati, anche perché comunque stai lavorando tutto il giorno in realtà, e quindi vado io adesso al supermercato a prendere le cosine che le servono e anche le cosine che servono per la cena di stasera, perché preparerò la pizza. Demelza non la vuole mangiare perché ha voglia di hamburger, però per me e Vic farò la pizza, quindi vado a prendere il necessario al supermercato. Ormai credo di non perdermi ormai per le vie di Alkmaar, ma staremo a vedere. Ah, e tra l'altro, notare un altro maglioncino natalizio bellissimo, ragazzi, ho trovato questo con, noterete che mi piace poco il Natale, ha tutti i fiocchetti con i cuoricini, i fiocchi di neve, le renne, e insomma lo adoro, adoro, devo prenderne altri, mi piacciono troppo questi maglioncini natalizi, mi mettono allegria e felicità, quindi I like them. Ok, andiamo. Cartolina di Alkmaar by night, ragazzi, con tutte le luci e l'atmosfera natalizia. Guardate che splendore. E quello è l'albero. E abbiamo visto che hanno acceso le luci nel vlog precedente, che per noi era 2 giorni fa. Melza mi ha chiesto di prenderle i chicken schnitzel, però non li vedo, mi sa che li hanno venduti. E alla fine li ho trovati e sono questi Kip Krokant Schnitzel, e sono appunto fatti di soia. Ok, questi ci siamo. Poi mi ha chiesto di prenderle i panini per hamburger che dovrebbero essere qui da qualche parte. Ah, eccoli. Ci siamo. 4 hamburger brogius. Ok, devo prendere anche la passata di pomodoro per la pizza. Non conosco questi brand della Barilla, c'è solo il pesto. Quando vivevo qui prendevo questo, ma non è che sia proprio il massimo, devo dire la verità. L'ultima volta mi sa che abbiamo preso questa. Direi che non era male. Penso sia un marchio italiano davvero questo, non per finta, quindi prenderemo questo. Secondo me invece la pasta per la pizza dovrebbe essere qua, dietro tutto questo coso, ma ce la faremo. Allora, pizza, eccoci qua, perfetto. Devo prendere per me una zuppa, non so quale, perché ne hanno tantissime. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, io amo quella di questo brand, ma volevo prendere quella all'aragosta che prendevo sempre in Olanda, ma non c'è, non la trovo, quindi vediamo. Allora, il pomodoro non mi piace tanto. Ah, ho preso questa la volta scorsa ed era buona, quindi riprenderei questa, che è tipo più un brodo praticamente. Poi mi hanno chiesto di prendere il tè alla pesca. Ok. Comunque non fatevi ingannare troppo dall'atmosfera natalizia bellissima eccetera, perché in realtà fa molto freddo, quindi non è facile stare all'aperto, ma mi sono portata il piumino più caldo che avevo, perché so com'è l'inverno qui in Olanda. In questo momento siamo anche abbastanza fortunati perché non sta piovendo, ovvero un pochino piove, ma per gli standard di qui praticamente nulla. E una cosa che dovete sapere: gli olandesi non hanno ombrelli, ce l'hanno, lo usano solo nei casi più estremi possibili. Nessuno usa l'ombrello qui, se usi l'ombrello sei automaticamente turista. Il che mi fa ridere tantissimo, ma è vero. Ok, preso tutto, ho trovato tutto, sono contenta. E adesso torno a casa perché probabilmente vorranno cenare subito, perché dovete sapere che qui si cena alle 18. Da noi è un po' più 20, 20 e 30, qui un po' più 18, 18 e 30, per loro le 19 già è tardi, e quindi appunto, e poi finirò invece il montaggio del video. What else? Oh, olives. Nice. I was looking. Abbiamo le olive. La mozzarella, faremo una pizza interamente vegana, ragazzi, la mangerò anch'io. E eccezionalmente stavolta c'è la mozzarella
vegana che ho portato loro. Poi abbiamo il prosciutto vegano affettato vegetale, ancora un po' della mozzarella già aperta e poi altro formaggio sempre vegano, ovviamente, che credo sia a base di penso soia, olio di cocco. Ok, e poi ovviamente c'è l'impasto per la pizza pronto. È la nostra passata che abbiamo visto. Vi prego, ditemi che è un vero marchio italiano questo. De Mese invece mangerà mangerà degli hamburger con il pollo. I gatti qui sono molto contenti perché finalmente fanno la pappa. Ok, ci siamo ragazzi, adesso mi metto a preparare la pizza, anche perché Vic dovrebbe essere a casa attorno alle 18:30 e quindi vorrei che appunto per le 18:30 fosse pronta. Nel frattempo ho già fatto preriscaldare il forno, quindi è bollente già, è pronto a 220 gradi. Salsa di pomodoro. Ok, direi che così può andare. Adesso affettiamo la mozzarella, iniziamo da questa così la finiamo. Per quanto mi riguarda la mia pizza rimane così, quindi la mia darò a lui più della metà, quindi il mio pezzettino può rimanere solo così, margherita. Per Vicky invece aggiungeremo il formaggio, questo prosciutto e le olive dietro sua richiesta specifica. Ok, pizza in forno e adesso aspettiamo 15-20 minuti ed è pronta. Nel frattempo apparecchierò la tavola per tutti e tre. Preparato i piatti, eccoli qua, ed ho apparecchiato la tavola. E con questo bellissimo guanto di Blonde Amsterdam di De Mesa andiamo a sfornare la nostra pizza, ragazzi. Sono passati 20 minuti e dovrebbe essere pronta. Infatti sembra proprio pronta e ha un buonissimo profumino. Questa, come potete vedere, è la parte di Vic e questa è la mia parte. Visto che De Mesa e Vic non hanno il coso per tagliare la pizza, no pizza cutter. Sorry. Andiamo a tagliarla con coltello, sperando di riuscire. Very professional, Nicole. Pizza cutter. You can cut it on the cutting board, right? That's why it's called a cutting board. Yeah. You mind your business. Now oh, have, there you go. Now we have a nice... I did the pizza for us. All right. Now we have a nice cutting edge in our... on the hourglass. Delicious. 100% vegan. Nice. 100% vegana, ragazzi. Guardate che bella. Okay. Vic, this is for you. Grazie mille. Prego. And this is for me. Con il piatto rosa. With the pink plate. Always right. The pink plate. Ta-da! Buon appetito! Enjoy, guys! Andiamo! E ovviamente dopo cena iniziamo il nostro gioco. Attualmente appunto stiamo giocando a The Nightfall, che è una figata. E quello che vi dicevo l'altro giorno, l'abbiamo comprato e ci sta piacendo. So we're 8 hours till morning. Mm-hmm. We don't have any candles. What is that? There's a doll. Babe. Ok, questa bambola prima non c'era, ragazzi. Siamo stati qui poco fa e non c'era. Non ci posso fare nulla, però. I can't interact with it. So. Ragazzi, fuori c'è un tempo che non avete idea. C'è una pioggia fortissima. Non so se la sentite, ma... è veramente, veramente fortissima. Io nel frattempo, vabbè, De Mesa e Vic sono già andati a nanna. Io invece ho finito l'editing di due foto che andranno online per Daniel Wellington. E adesso posso andare a nanna anch'io. Oggi è stato un no makeup day da vacanza, quindi non devo struccarmi, il che mi rende molto felice. Vado a lavare i denti e poi nanna. Ragazzi, buonanotte. A domani. Ciao.